Ce l'abbiamo fatta ad aspettare la milestone del 30 giugno, grazie al lavoro straordinario delle due strutture centrali, post-sisma 2009-2016, grazie al lavoro degli uffici speciali della ricostruzione, delle regioni, dei comuni, insomma uno sforzo collettivo con gli esperti che hanno dato un contributo importante. Abbiamo varato 11 bandi per incentivare gli investimenti in vari settori e di vario taglio, investimenti produttivi, servizi innovativi, cultura, turismo, sociale, economia circolare, nei 183 comuni dei due crateri dell'Appennino centrale. Nelle prossime settimane saranno aperti gli sportelli, vi sarà un termine di apertura e di chiusura e mi auguro che questa straordinaria opportunità possano essere colte dalle imprese che ci sono in questi territori e dalle altre che vogliono investire. Abbiamo inoltre raggiunto un livello di attuazione per gli 840 progetti finanziati fino a dicembre molto elevato, di questo sono molto contento.